Ciao, benvenuto a questo nuovo post, questa volta dedicato al concetto di controllo e a quello di rimozione. Andiamo a vedere che cosa possono significare per noi questi termini, il controllo e la rimozione. Dunque, noi vediamo che ogni volta che ci rapportiamo con un'altra persona e abbiamo questa necessità del confronto, perché comunque siamo esseri relazionali, ci sono dei casi in cui non riusciamo a connetterci con l'altro e questa mancanza di connessione non ci fa vedere l'altro. C'è un blocco, che è tutto un blocco nostro, che non andiamo in quel momento ad esplorare perché non riusciamo ad entrare nel canale empatico e quindi non facciamo entrare anche il nostro interlocutore. Mettiamo questo filtro. Più volte abbiamo parlato di questo filtro appunto legato ad un atteggiamento mentale. Ma a questo punto ci troviamo in una condizione di mancanza di consapevolezza, perché l'essere relazionale, il nostro essere profondo, ha necessità di conoscersi attraverso il riflesso che ha della sua possibilità di essere nel mondo virtuale con l'altro. L'altro rappresenta una sua potenzialità che va sviluppata e va integrata all'interno della coscienza. Quindi il non relazionarci con l'altro, questo blocco fa sì che noi non acquisiamo consapevolezza, cioè decidiamo di non vedere. Ma a questo punto analizziamo la volontà che si esercita in questo momento, che in realtà non è una vera e propria volontà, è un'illusione di volontà. Abbiamo detto diverse volte nel nostro blog che c'è una volontà che si esprime sempre e comunque della volontà del nostro essere profondo. Allora, come mai questa volontà è una volontà fittizia? Perché è la volontà del filtro. Il nostro essere profondo ha necessità di evolversi perché il suo là, il suo partire, il suo ora, il suo iniziare esiste in quanto si manifesta. Quindi l'evoluzione parte dal momento appunto della manifestazione. È una decisione a monte, un'espressione a monte della decisione di intraprendere un'azione. Quando invece noi nella realtà virtuale blocchiamo questa decisione, non facciamo altro che esercitare un finto atto di volontà. Infatti non viene esercitato dall'essere profondo, ma da una parte della nostra coscienza, che è una parte ancora non del tutto consapevole, una parte divisa, una parte che vive nel mondo virtuale, che è appunto la nostra mente. La mente si pone come ostacolo. E allora che cosa succede? Che noi viviamo costantemente delle condizioni di essere in cui noi possiamo manifestare noi stessi nella realtà e delle condizioni di non essere in cui la nostra mente ci porta attraverso una serie di condizionamenti e una mente non possibilista, non aperta, condizionata, che chiude ogni volta il canale empatico, ci riporta in una condizione di inconsapevolezza. Cioè ci riporta in uno stato di incoscienza, in uno stato inconscio e quindi in uno stato di non essere, perché l'azione empatica o comunque la trasmissione di informazioni non può avvenire e non avvenendo nel mondo virtuale questa, diciamo, trasformazione dell'informazione coscienziale, non può l'essere profondo conoscersi perché non può integrarsi all'interno della propria coscienza. E allora che cosa succede a queste persone con questo modo di essere, in questo modo bloccato e filtrato dal giudizio o comunque dal blocco della mente e della propria personalità? Succede che l'atteggiamento, il primo atteggiamento è quello di controllo. Anche questo atteggiamento, chiaramente facendo parte della realtà virtuale, è un atteggiamento di controllo fittizio, perché stiamo comunque nel mondo del divenire,
Non si può controllare ciò che diviene continuamente. Quindi abbiamo necessità, laddove esercitiamo il controllo per poter mantenere quella posizione di non essere nei confronti del nostro interlocutore, abbiamo bisogno di regolamentarci, di ulteriormente caricarci di una serie di informazioni fittizie e irreali, di regole e di convenzioni affinché noi rimaniamo in quella stasi. Noi cerchiamo la stasi del non essere laddove non vogliamo conoscersi. Questo non essere non fa altro che portarci in una condizione di sonno continuo. Noi non riusciamo a relazionarci, a trarre il meglio di sé dall'altro. Proprio perché non attiviamo questo canale empatico, non ci manifestiamo, non agiamo e rimaniamo ancorati alle nostre posizioni. A questo punto, il secondo atteggiamento, oltre a quello di controllare la realtà virtuale, di controllare l'altro e di tentare di manipolarlo affinché noi non riusciamo proprio a essere più ostacolati da questo altro che ci fa vedere noi stessi, attiviamo un altro meccanismo, che è il meccanismo della rimozione. Ogni volta che l'altro ci fa vedere una parte di noi, noi tendiamo a rimuoverla. Il problema è che in questo modo rimaniamo divisi e siamo tante monadi all'interno della realtà virtuale divise che danno ancora tanto valore alla propria divisione. Quindi rimaniamo divisi. L'obiettivo invece è di integrare tutte queste parti di sé proprio perché abbiamo necessità di conoscerci. E che cosa succede ogni volta che noi non diciamo ci abbandoniamo a questa inazione che consideriamo pure azione? A questa omissione di volontà che noi consideriamo pure volontà. Che cosa succede? Noi non riusciamo più a conoscerci, non riusciamo più a comprenderci e quindi il mondo si stacca da noi, perché non comprendendoci noi, non conoscendoci noi, non conosciamo il mondo. E se non cominciamo a conoscere il mondo anche dal punto di vista virtuale, non possiamo completare la nostra esperienza. Siamo staccati da noi stessi. Non siamo. Quando invece in una condizione primordiale di coscienza che non è consapevole, quindi ha bisogno di integrarsi in questa realtà virtuale per capire, per conoscersi per differenza, cioè se il mondo reale è un mondo stabile, quello del divenire è in continuo cambiamento, però bisogna attuarlo questo cambiamento, bisogna cambiare continuamente affinché questa fluidità del mondo del divenire possa essere integrata nella realtà che invece non diviene. E quindi la realtà che non diviene comincia a conoscersi per differenza. Che cosa succede allora in questo non essere? È come se non ci fosse stata la creazione di nulla. L'uomo non è più niente, l'uomo non è più creativo. Ora, quando si parla di essere profondo, oltre a essere l'uomo ha ne necessità di esserci, cioè di integrarsi nella sua realtà che sta proiettando, ha bisogno di esserci e quando io parlo di esserci non indico il punto di vista del mondo del divenire, ma parlo proprio del punto di vista del mondo dell'essere. Esserci non presuppone uno spazio e un tempo, ma una decisione, la decisione che in un solo momento, in un solo istante, ora, ci sei. Da mo' vale. Ciao, al prossimo post.